Buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti a una nuova puntata del Tifo in Borsa, come sempre sul canale 13 del Digitale Terrestre. L'appuntamento, ormai lo sapete, il venerdì sera è con il Tifo in Borsa, si parlerà di campionato e di nazionale e ovviamente lo faremo in compagnia dei nostri opinionisti che sono già qui schierati, perché siamo come sempre ospiti dell'American Show nell'angolo ristorante, che vedete ci accoglie sempre pieno di luci, un ambiente molto scintillante, veramente molto molto bello, quindi vi invitiamo a venire a vederlo di persona, ma adesso andiamo subito a presentare i nostri opinionisti. Claudio Cencetti. Buonasera, buonasera a tutti. Marcello Vaccaro. Buonasera. Claudio Desolati. Buonasera. Fabio Fallai. Buonasera. Luca Balleri. Buonasera. E Massimo Marini. Buonasera a tutti. Ultimo ma non ultimo, ho presentato Massimo Marini proprio perché stasera ci ha fatto l'onore di portarci una splendida ragazza. Spesso vediamo le ragazze che fanno parte e che partecipano al concorso organizzato dalla sua agenzia, vero Massimo? Sì, sì, stasera, 15 giorni fa ve ne ho portate una diversa. Stasera abbiamo Ilaria Papini, è una nuova modella, giovane, anche lei ha partecipato al concorso Un Volto per lo Spettacolo quest'anno a Sasso Pisano, si è classificata fra le prime tre, lì vedete c'ha la sua fascia. Comunque poi vi dirà lei quello che fa anche nella vita, perché non fa solo i concorsi, fa la modella e la fotomodella. Poi sarà Ilaria che ve lo dirà. Benissimo, grazie. Intanto la vediamo inquadrata, le diamo il benvenuto. Grazie. E più tardi anche ti sentiremo, vero? Ci dirai qualcosa. E non è solo bella, ma è anche una ragazza molto spigliata e che è tifosa di qualche squadra? No. No, non è tifosa, però... Guarda, dopo stasera ci dirai se simpatizzi per qualcuno. Va bene. Perfetto. Beh, allora, questa settimana, come vi avevamo promesso, parleremo della nazionale, una nazionale che è stata impegnata in due partite amichevoli che però hanno un po' deluso dal punto di vista sia del risultato ma anche del gioco, perché appunto abbiamo visto una nazionale un po' sottotono e un pareggio, una sconfitta che sicuramente non fanno molto onore alla nostra squadra, anche perché gli avversari non erano avversari che sulla carta sembravano particolarmente forti, perché parliamo appunto di Belgio e Romania, soprattutto il Belgio, una squadra che in realtà la FIFA ha posizionato al primo posto per quanto riguarda le squadre europee, ma che forse non ci aspettavamo di vedere così forte sul piano del gioco, perché nel secondo tempo ha effettivamente superato in qualità la squadra azzurra. Forse, ora qui lancio un po' quella che è la mia ipotesi, il valore dei singoli giocatori è effettivamente superiore rispetto a quello che risulta dalla nazionale italiana, perché appunto se facessimo una sommatoria di quello che è il valore del singolo giocatore, vediamo che c'è una differenza notevole. Possibile che sia questo il motivo che ha portato alla sconfitta dell'Italia? Però effettivamente anche la Romania ha dimostrato di contenere appunto la squadra azzurra. Partirei proprio da Claudio Desolati chiedendogli un parere su questa nazionale. Bah, diciamo questo, che io ho visto tutte e due le partite, non mi sono divertito per niente, ho visto la squadra stanca, i giocatori che non vedono l'ora di che finisce questi europei, perché specialmente quelli che giocano alla Juventus l'ho visti molto stanchi. Molto stanche, quando sono stanche loro vuol dire che veramente hanno bisogno di riposo, perché la nazionale sì, è nazionale, anche noi, nei nostri miei tempi, quando ero concordato con la nazionale B facevo salti di gioia, però ora un po' troppo, perché questi giocatori, oltre ad aver giocato per 10-15 anni nelle loro squadre, essere convocati sempre in nazionale per loro è anche un po', diciamo, uno stress. Cioè io li vedo negli occhi, li vedo nel movimento, nella corsa, non sono più tranquilli, hanno bisogno di riposo. Questo è un mio parere che ho notato queste due partite. Marcello, secondo te appunto forse... Le feste sono vicine, quindi arriverà il riposo. Arriverà il riposo, sì. Beh, si parla sempre di un riposo relativo. Sono perché... due giorni di riposo. Marcello, secondo te appunto l'Italia è forse un po' più brillante nel primo tempo, effettivamente può essere questa stanchezza a pesare sulla squadra? Sì, intanto Alessia, prima voglio ringraziare l'amico Fabio Fallai che è venuto a trovarci. Grazie. È stato con noi tantissime altre volte, vero Fabio? Certo. Fabio Fallai io lo considero uno degli opinionisti
più bravi in Toscana, più competenti, forse. Perché è anche obiettivo, è tifoso Viola, però è sempre molto obiettivo, ecco perché tante volte, sai, tifosi un po' tendono a parteggiare. E poi le farò una domanda sulla Fiorentina, però rispondo all'Italia. L'Italia è iniziata con il Belgio, è iniziata bene, sembrava l'Italia al primo posto nel ranking mondiale a vedere il Belgio, poi il Belgio ha preso il sopravvento e effettivamente questa è una squadra che merita il primo posto. Prima non lo pensavo, però vedendo la partita dico è giusto che lui sia, cioè la squadra belga, diciamo testa di serie, e l'Italia no. Poi con la Romania e appunto il Belgio poi ci ha messo sotto di brutta, e con la Romania pure anche lì dovevamo vincere, però io credo che, come ha detto l'amico Desolati, a parte siano stanchi, ma l'Italia non ha più la difesa di un tempo, i vari Barzagli, Bonucci, Chiellini ormai subiscono molti gol. E come si vede anche la Juve è la difesa della Juve, quindi Conte dovrebbe cambiare. Poi non capisco, c'è Rugani, cioè questi giovani se non si inseriscono ora quando si devono mettere? Non si può giocare sempre con Bonucci, Chiellini e Barzagli tutta la vita, prima o poi devi trovarli i rincalzi. Purtroppo Marcello è una mentalità italiana, cioè gli allenatori vogliono mettere vogliono andare che, sul sicuro, che le diano garanzia e che diano fiducia, perché i giovani oggi non sono così. Però vedi, ci fanno gol tutti, perché anche la Romania ha meritato il pareggio, voglio dire. E allora noi non siamo competitivi, poi quando arrivano le squadre molto più forti di queste dove andremo? Non lo so, speriamo bene. Proprio a proposito delle squadre più forti, Fabio, secondo te quali sono le squadre proprio da evitare al momento in cui arriveremo agli europei per l'Italia, e soprattutto quanta strada può fare a questi europei l'Italia? Le squadre più forti purtroppo dell'Italia ce n'è tante in questo campionato europeo, una su tutte sicuramente nonostante tutto è la Spagna, che è una delle candidate a raggiungere la fase finale in carrozza, come si usa dire, senza dimenticare naturalmente le squadre classiche, Germania, Francia, Inghilterra. Vedo bene, nonostante tutto, anche la Croazia, che mi sembra una squadra che ha gamba e capacità. Purtroppo l'Italia soffre il fatto di avere una squadra, come dire, datata. È vero quello che dice Claudio, c'è un problema di stanchezza, ma c'è anche un problema di usura. Nel senso che una difesa che prende 12 gol in 4 partite è una difesa che probabilmente è da rivedere, e non mi sembra che ci siano ricambi adeguati purtroppo per Conte e per gli italiani. Certo non si possono fare innesti a un passo dal campionato europeo, bisognava farli prima forse. Ora bisogna puntare su quelli che ci sono. Il Belgio ha dimostrato di essere più forte di noi, sulla carta era così, perché i giocatori che ha il Belgio, uno su tutti Nainggolan, in Italia non ci sono. Però non dimentichiamoci che erano due amichevoli. La nostra nazionale di solito, quando c'è le partite che contano, tira fuori quella grinta in più che nelle amichevoli non si nota. Io mi auguro molto che questo accada anche ai campionati. Ecco, quindi che l'Italia si possa rivalere quantomeno dal punto di vista del carattere. Certo. Luca, secondo te questa, effettivamente già un po' l'ha detto anche il nostro Fabio, ma sarà la rosa definitiva quella che ha utilizzato fino adesso Conte, oppure ci saranno dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda un po' i giocatori che fanno parte del blocco, diciamo, Juventus, che sembrano non essere più così solidi come un tempo? Ma ha capito lui, il blocco Juve lo vuole conservare perché ha fiducia di questi giocatori, che ormai è una vita che li conosce. Qualcuno l'ha portato lui a certi livelli, e quindi prima di fare esperimenti che, come è stato detto, ma è giustissimo, a questo punto sono tardivi, preferisce una minestra un po' scotta a un'altra di cui non sa gli ingredienti. Questa è un po' la sua filosofia. Sta provando un'altra cosa nelle amichevoli,
che è tipica del retaggio culturale precedente di Berzot e del nostro vecchio Nereo Rocco, che non ha allenato la nazionale ma comunque ha fatto grandi risultati. Su lui, a quanto ho capito, guarda prima l'uomo che il calciatore. Cioè lui non si fida di personaggi magari dotati tecnicamente che poi però non rispondano a certe regole interne, a certe regole tattiche che in campo per forza di cose devono essere osservate. Cioè non vuole fare l'errore che ha fatto clamorosamente Prandelli nel mondiale precedente, dove tutti i giocatori poco affidabili li ha convocati e li ha fatti anche giocare insieme. Quindi prova un sacco di personaggi di secondo piano che però nell'economia del campionato europeo potrebbero fargli comodo. Uno su tutti, Giaccherini, che era stato trasferito all'estero e che lui ha riciclato. Lo stesso Giaccherini in un'intervista ha detto: finalmente non ci sono più divi né persone con la testa per aria, ma ragazzi che si impegnano e che cercano di raggiungere un obiettivo. Io penso che questa sia la sua filosofia. Quindi è tutto vero quello che è stato detto in precedenza, però il carattere e la capacità di far gruppo dell'Italia ci ha sorpreso tante volte, tantissime volte. Io penso che anche a questo giro l'Italia dirà la sua agli europei. Claudio Cencetti, secondo te a che punto può arrivare l'Italia in questo europeo e soprattutto, visto che ti occupi un po' di scommesse, di quote, certo, ci potranno essere delle squadre rivelazione? Ma, e per quanto riguarda l'Italia, io spenderei una parola a favore di Conte per quanto riguarda il discorso di quello che è il materiale umano su cui lui può contare. Insomma, si vede che settimana dopo settimana in campo, nel campionato italiano, oltre il 50% dei giocatori militano, sono appartenenti a nazioni diverse. Non è facile, voglio dire, lavorare così. Alcuni sono anche buoni, voglio dire, italiani, ma magari vengono dall'estero e quindi anche questo in qualche maniera gli complica il lavoro. Quindi voglio dire, per quanto mi riguarda, certamente l'Italia ovviamente è in seconda fascia in un campionato europeo, tra le altre cose allargatissimo, 24 squadre, quindi anche dispendioso e se vai avanti con tante partite da affrontare, dato che ha per una volta un ruolo, diciamo, in cui non può essere attesa con grande fiducia, io credo che adeguandomi a quello che dicono un po' tutti gli altri, potrebbe avere un po' più di coraggio Conte e rispolverare e usare nel mettere in campo qualche ragazzo che effettivamente potrebbe fare la differenza. Ora Marcello citava Rugani, ma insomma nel nostro piccolo, voglio dire, anche Bernardeschi è un gioiello che è esploso, lo stesso Saponara nell'Empoli, voglio dire, è un po', tanto ripeto, lo può affrontare a cuor leggero, non è che ci siano grandi aspettative, quindi non ci sarebbero neanche grandi delusioni. Io approfitterei di questo fatto per fare proprio un discorso di innervamento, di linea verde, di vedere se comunque sia potresti sorprendere, ecco, gli avversari classici che ci sono. Ripeto, l'Italia sulla carta, insomma, probabilmente sembra attesa un ruolo di secondo piano. D'altro canto, il calcio italiano, è inutile che si possa guardare il fatto che la Juve è arrivata in finale di Coppa Campioni. Ci è arrivata soprattutto perché c'aveva dei 3 o 4 giocatori di grandissimo spessore, ma che italiani non sono. Quindi ripeto, non carichiamo di tante responsabilità questa squadra, anche se storicamente e anche per quanto riguarda e anche effettivamente non si può non chiedere il massimo a una scuola calcistica di primo ordine come la nostra, insomma. Certo. E per quanto riguarda squadre rivelazioni, ne vedi qualcuna che può fare la differenza? Cioè, già il Belgio vederlo al primo posto del ranking è una rivelazione importante. Io penso che anche dall'est possa venire qualche squadra importante. Poi c'è finalmente la presenza di una stella all'interno di una nazionale, che è quello di Ibrahimovic, che attraverso i playoff è comunque arrivato nella fase finale e comunque è un giocatore che in qualche maniera nobilita anche la fase finale, che veramente è un peccato non vederlo anche in una fase finale di un campionato europeo. Io credo siano queste. Poi effettivamente è vero che c'è stato, e soprattutto in campo europeo ogni tanto molto più che mondiali ci sono delle sorprese. Non voglio dire che qualcuno si ricorda della Danimarca di 20 anni fa o della stessa Grecia che perse la prima in casa del Portogallo e poi batté lo stesso Portogallo in finale. Quindi si presta come manifestazione a sorprese anche eclatanti e speriamo, ripeto, dato che non è tanto attesa, speriamo l'Italia faccia parte di questo gruppo, insomma. Che quindi faccia un po' la rivelazione, esatto, l'Italia stessa. Bene, ora
però noto che tutte le volte che parliamo di nazionale o d'Italia gli animi sono molto più pacati, quando invece si va a parlare della singola squadra vi vedo molto più agitati, forse perché ancora siamo lontani da quelle che sono le partite che veramente contano per la nazionale. Vedremo poi via via che ci avviciniamo. Invece, per spezzare un attimo e non parlare soltanto di calcio, volevo chiamare in causa il nostro Massimo Marini, perché so che domenica 22 ci sarà un'iniziativa molto bella, so che è organizzata appunto anche in collaborazione con il concorso, quindi volevo chiederti qualche informazione in più. Sì, come ti avevo accennato prima, domenica 22 al campo sportivo di Castelnuovo a Prato ci sarà un triangolare benefico organizzato dall'associazione Un Genitore per Amico. Ci sarà la Nazionale dei Giornalisti Rai, il ricavato sarà devoluto in beneficenza per una ragazza che è molto molto malata fin dalla nascita, poi Alessia vi dirà i dettagli. Ci saranno anche alcuni ospiti, di cui Alessandro Canino e tanti altri, pertanto chi non ha niente da fare domenica, se partecipate, al di là di vedere una bella partita, ma oltre la partita vedete anche una sfilata di moda e un concorso di bellezza con delle bellissime ragazze, di cui una sarà Ilaria che abbiamo qui, però ce ne saranno tante altre, saranno una ventina le ragazze, pertanto chi non piace il calcio guarda le belle donne, pertanto calcio e donne vanno, si diceva donne e motori, ma si può dire anche calcio e motori, penso che andranno d'accordo, e Alessia poi vi darà tutti i dettagli che... Beh, Massimo, so che ci sono anche degli ospiti maschili, delle presenze maschili, non soltanto delle belle ragazze, vero? Perché so che c'è anche un attore, Giovanni De Filippis, direttamente da Uomini esatto. e Donne, e poi anche Mister Italia, Simone Amato. Esatto, esatto. Sarà... Sono amici che quando c'è qualche iniziativa benefica non si tirano mai indietro, vengono tutti a titolo gratuito, come del resto anche i calciatori o gli ex calciatori, a volte ha fatto parte anche il nostro Claudio Desolati che abbiamo qui, che io ringrazio perché in televisione non si ringraziano mai, invece no, si prestano molto a queste cose e dovrebbe essere di buon esempio anche per gli altri che spesso con la beneficenza sono un po' restii. Beh, allora guarda, chiamo in causa anche Ilaria, perché appunto tu sei giovanissima, però partecipare a un'iniziativa di beneficenza importante che appunto chiama in causa la Nazionale Giornalisti Rai, ma non solo, anche tanti personaggi dello spettacolo e non solo delle bellissime ragazze, perché tu sei qui in rappresentanza, ma ce ne saranno anche sì. altre insieme a te, quindi ti piace anche questo aspetto del sì, fare sì. Di occuparti di spettacolo? Sì, c'è già stata una beneficenza sempre in corrispondenza del concorso e si è già fatta questa cosa della partita, però questa volta abbiamo voluto aiutare questa ragazza. Quindi ci sono questi attori, ex tronisti di Uomini e Donne e anche un ex concorrente del Grande Fratello. Quindi cioè, un po', cioè, ti diverti anche perché conosci anche un po' il mondo dello spettacolo da parte loro, che magari te lo raccontano. Quindi un modo per iniziare a sì. entrare anche in contatto con quella che è una realtà che ti piace, ma tu fai anche altro nella vita, di cosa ti occupi? Allora, vabbè, a parte studiare... Perché tu sei giovane, ce lo puoi dire quanti anni 16 hai? 16 anni. Quindi, ecco, giovanissima. Tu studi e cosa fai? Studio a Firenze odontotecnico. E... Quindi ancora è sì. presto per sapere quali saranno gli sviluppi sì. poi futuri, però... Sì, sfilo, faccio qualche concorsi, tanto per divertirmi anche, non per proprio per... Cioè, essendo ancora piccola, non posso fare concorsi super... Certo, ma ci ho detto non sei tifosa di nessuna squadra in particolare, ma dell'Italia sì? Sì, dell'Italia sì. Quindi agli europei ti ferai sicuramente certo. il nostro nazionale. Ovvio. Benissimo, allora noi... Alessia, diciamo anche che... C'è il genitore qui, il babbo. Sì, sì, che sì, l'ha che l'ha accompagnato, sì, certo. No, infatti il discorso dell'età, mi permetto di disturbare, non ha senso l'età, perché nei concorsi l'età parte dai 15 ai 28 anni. Ovviamente le ragazze minorenni sono supportate sempre da un genitore presente, con tanto di liberatoria sulla privacy. Questo ci tengo a dirlo perché... Siccome è una trasmissione televisiva che tra l'altro va in seconda serata,
e non ci sono problemi comunque sia, i genitori sono consenzienti e accettano, perché concorsi, sfilare, fare foto, fare calendari, che tra l'altro Ilaria sarà una del calendario delle miss del concorso di Un Volto per lo Spettacolo, ci sono le dovute liberatorie senza problemi. Certo, infatti mi permetto anche di dire che io in realtà ho iniziato proprio con Massimo a fare i concorsi, ed è una persona estremamente seria che mette sempre a proprio agio le ragazze, anche, anzi si occupa di tutelarle e di curarne anche l'immagine, in modo tale che rimanga appunto l'aspetto pulito, ma non soltanto l'aspetto, anche la sostanza. Infatti proprio grazie a lui poi che io ho iniziato a fare anche un po' qualcosa nello spettacolo. Quindi, scusa Alessia, perché tu non lo vuoi dire, ma lo dico io, questa ragazza qua che oggi comincia ad avere una certa età per i concorsi, anni fa è arrivata seconda a Miss Universo, questo ci tengo a dirlo, chiaramente Miss Universo Italia, che è uno dei concorsi più prestigiosi che c'è al mondo, su 100+ ragazze è arrivata seconda. Chiaramente si vede ancora che la bellezza non l'ha perduta, gli è rimasta. Questa è una soddisfazione che mi sono potuta togliere anche grazie appunto a Massimo. Ora torniamo tra pochissimo, facciamo un piccolo break pubblicitario, ma ci vediamo tra poco sempre con Il Tifo in Borsa. A tra poco. Dal 1977, in Piazza del Mercato Centrale a Firenze, la Trattoria Zazà è il locale rustico e accogliente dove si possono gustare le specialità della cucina tipica toscana. Zazà, la vera osteria d'un tempo, con le pareti in pietra, le sedute in legno e l'atmosfera della Firenze di 100 anni fa. Ti aspettiamo ad assaggiare i nostri crostini toscani, la ribollita, la carbonara tartufata, la bistecca alla fiorentina o una meravigliosa tagliata coi porcini freschi. Zazà si trova in Piazza del Mercato Centrale 26 Rosso a Firenze. Luca Balleri, cantante di piano bar e intrattenitore, allieterà le vostre feste, le vostre cene con musica, i vostri matrimoni con il suo repertorio italiano e straniero, della musica anni 60, 70, 80. Forse tu mi bacerai. Notevole esperienza e curriculum ne fanno di lui il personaggio ideale per farvi vivere momenti da ricordare nel tempo. Lo potete contattare al numero 338-2694-855 e potete visitare il suo sito www.lucaballeri.it. Miei cari tifosi viola, vi voglio ricordare che quest'anno sarà un anno di grandissimi risultati per noi. Perciò vi voglio ricordare di venire al Purgatorio a assaggiare le sue fantastiche pizze e le grandi specialità di Bruno. Voglio ricordarvi l'indirizzo, è via Dino del Gabbo, 9 Rosso, Firenze. Il telefono è 41 61 34, chiuso il martedì. Hai la testa nel pallone? CNS Libertas organizza tutto l'anno, anche adesso, campionati e tornei di calcio a 5 a 7, nelle migliori strutture coperte e nei campi più belli di Firenze. Puoi visionare i campi su www.libertascalcioa5.net. Iscrizioni, affiliazione e tesseramenti sono gratuiti. Per informazioni e prenotazione campi, chiama il 335 6127 958. In collaborazione con la Carrozzeria Alfieri, via Alfieri. Fieri, Campi Bisenzio. I'm ready now.
Pasticceria Reale, Via dei Macelli 22, Interno 2, Signa, Firenze. Aperti tutti i giorni dalle 6 alle 20, anche la domenica. Prenotazione dolci, rinfreschi per matrimoni, battesimi e ricorrenze di qualsiasi tipo. Panettoni e colombe di produzione propria. Pasticceria Reale, Via dei Macelli 22, Interno 2, Signa, Firenze. Telefono 055 87 35 481 347 68 84 047. Panificio Artigiano Cirri, laboratorio artigianale specializzato in forniture per alberghi, ristoranti, bar e paninoteche. Via Pisana 319 Rosso, zona Ponte a Greve, Firenze. Vi aspettiamo anche nel punto vendita all'interno del mercato di San Lorenzo, dove troverete un grande assortimento di prodotti, dalla schiacciata a lievitazione naturale, al pane con carbone vegetale e tante altre golosità dolci e salate. Panificio Artigiano Cirri, profumi e sapori del pane di una volta. Ed eccoci tornati per la seconda parte del Tifo in Borsa. Siamo sempre qui all'American Show e come vedete questa settimana, così come la scorsa settimana, Sasha non è venuto, però so che è incaricato, almeno per questa sera, il nostro Marcello di dirci qualcosa sul locale, vero? Perché qui ci sono sempre Sasha, un sacco di per iniziative. Ora è in libera uscita, è in ferie, cioè loro hanno ferie diverse volte all'anno, secondo perché poi c'è le feste. E nelle prossime puntate finalmente avremo Vito Triunfo, uno dei titolari di questo locale, per ora è impegnato nell'altro locale a Lucca. E sono momenti che ci sono tantissime iniziative, quindi quando verranno appunto il titolare o Sasha ci diranno cosa faranno in queste prossime settimane. Io per ora non lo so, so che noi abbiamo cenato qui e si sta bene in questo locale, specialmente nell'angolo ristorante dove siamo. Poi quando verranno loro ci diranno cosa faranno in queste feste prossime. Eh sì, ci sono sempre un sacco di eventi organizzati all'interno dell'American Show. Sì, che poi durante lo spot ci sono appunto anche gli indirizzi, come i riferimenti per Signa raggiungere. E Lucca. Per ora volevo dire una cosa all'amico Fallai, prima di iniziare. Ecco, sei pronto Fabio? Perché volevo fare una domanda. Ci tiene, se l'è preparata questa domanda, ti aspettava. Siccome conosco Fabio, è bravissimo. E Fabio, la Fiorentina è prima, no? E qui ho i fogli dell'amico Cencetti, che ha una ricevitoria. Però nonostante la Fiorentina sia prima, favorito scudetto è Roma 3, poi 3,25 Napoli, 5,75 Juve, 6 Inter e 10 Fiorentina, dico io, ora possibile, addirittura la Juve avanti alla Fiorentina. Io credo che sia dovuto al fatto che la Fiorentina non ha un pubblico e un palcoscenico tale da giustificare fiducia. Vi ricordo che all'inizio del campionato la stessa tifoseria della Fiorentina contestava il mercato della società. E anche l'allenatore. Anche l'allenatore, con atteggiamenti pesanti, devo dire, che per fortuna i risultati hanno smentito. È evidente che una squadra che parte così in sordina, che gli stessi addetti ai lavori giudicavano nemmeno capace di centrare l'obiettivo dell'Europa League, e che invece si trova al primo posto in classifica con un exploit di alcuni giocatori, uno su tutti Kalinic, che non era assolutamente previsto, come dire, fredda un po' gli entusiasmi degli scommettitori, perché non c'è fiducia nel proseguimento della Fiorentina in questa direzione. Da tifoso ti posso dire che essere al primo posto a lungo come in questa stagione dopo 17 anni è una soddisfazione che è incancellabile indipendentemente da come andrà a finire.
e soprattutto è la dimostrazione che quando una società lavora bene riesce a rendere al meglio anche i soggetti apparentemente meno quotati, i risultati poi si vedono. Quindi tu consideri anche una possibilità, perché tutti dicono a Firenze per ora ci basta il terzo, ci arriva. Però c'è chi dice che è scaramantico, noi abbiamo 27 punti, c'è chi dice ne manca 13 per la salvezza, ora è un po' troppo sinceramente, però è vero anche che insomma, godiamoci questo momento volta giorno per giorno. Meno ne parlano meglio. Meglio è. Anche poi, perché non siamo abituati a vincere, capito? Quindi... Poi Fabio, c'è una cosa, Alessia, la scorsa settimana l'amico De Sonati, che è l'unico di noi calciatore, quindi importante, ex, ha detto una cosa che potrebbe essere anche una gufata, no? Dice mangia il vino e salà, un po' sa mica fare tutto, si sono rotti il tempo. Ecco. Assolutamente, a me mi dispiace una cosa del genere, però è normale che non potevo andare oltre. Certo. Che i giocatori che corrono talmente tanto in una partita, o prima o poi, e si faranno male, o da una parte o dall'altra. È scritto. Ecco, e secondo devo dire che su Salah c'è stato un intervento quasi criminale. Quello fa parte del gioco. Grazie, si chiama calcio apposta. Quindi Claudio, Marcello la scorsa settimana diceva la Roma gioca in scioltezza, no? Gioca in scioltezza. E tu avevi ribattuto con questa affermazione che effettivamente si è rivelata vera. Non è che quindi, giocava in scioltezza, giocavano perché questi due velocissimi correvano. È semplice, cioè non è il discorso. Cioè è come la Fiorentina l'anno scorso. Cioè aveva un grande campione davanti, però le palle a lui non sono mai state date. Se noi andiamo a guardare ora, il capocannoniere dove gioca? È stato riconvocato in nazionale, il signor Gomez, che tutti non lo volevano e tutti dicevano ma non è... No, non è il giocatore che si deve adattare al gioco dell'allenatore. Dovrebbe essere la squadra. Non deve capire che giocatore ha tra le mani. Infatti il nostro allenatore ha capito la mentalità di tutti i giocatori che lui ha. Kalinic che sta andando a gonfie vele perché tutti giocano per lui. Quindi ora è semplicissimo, non è che ci vuole molto cioè normale per me è facile perché è stato il mio lavoro per tanti anni, però tanti della Juve infortunati, quindi c'è anche ma fa parte del gioco. Perché? Perché anche lì c'è gente che corre di più, c'è gente che corre di meno. Cioè la Fiorentina, io mi auguro di no, sarà molto difficile che qualcuno si possa far male, non su un'entrata o su un contrasto, ma durante no Cuba si è fatto male? Sì, si è fatto male, si è fatto Blachowski, si è fatto male in nazionale, però non nella Fiorentina. Vedi, allora quando però alla fine la Fiorentina ne paga il prezzo, bravo, perché un mese sta fuori. Ma infatti anche questo dobbiamo analizzare, cioè i giocatori che vanno a giocare nelle loro nazionali, tra il viaggio, tra le partite, tra il resto, quando arrivano il venerdì o il sabato, e domenica c'è una partita, cioè. Tu spiegami loro come fanno a giocare. È normale che il fisico non può rendere. Infatti, e non regge e poi prima o poi. Altri due importanti giocatori di quella che considera insieme alla Roma la favorita, cioè il Napoli, che Napoli, perde per qualche settimana Gabbianini e perde per qualche settimana Mertens. Ovvio, certo, Napoli se perde Higuaín perde tanto. Higuaín no, anche per Higuaín hanno avuto un po' di paura perché era uscito anzitempo, poi si è risolto positivamente. L'Inter ha Medella in grande difficoltà perché è il giocatore che regge col suo podismo e la sua testa la nazionale cilena, non per niente ha vinto la Coppa America, e se si blocca Medelli si blocca mezza squadra, perché è l'elemento che non appariscente ma è quello che tiene il gruppo, è quello che non si tira mai indietro, è quello che compensa con i suoi movimenti senza palla gli errori degli altri. Ecco. Perisic non c'è problemi che si possa far male secondo queste statistiche, perché non corre, quindi lì i problemi non c'è. Lì i problemi non c'è, ma infatti ultimamente ce n'è ancora meno perché l'ha messo fuori squadra. E quindi ecco, lì non c'è nessun problema. Favorevole. Ecco, in previsione proprio e Inter almeno. Ecco, in previsione proprio della prossima domenica, visto che ci siamo buttati a parlare proprio di campionato. Ecco, gli infortuni della Roma potrebbero pesare anche su una partita relativamente considerata abbastanza semplice contro il Bologna, Claudio. Ma diciamo questo, che io penso che l'allenatore della Roma ora con i due infortunati che ha cambierà gioco.
o almeno che non c'è altri due giocatori veloci come, come Salah, non ce l'ha. Di conseguenza lui probabilmente cambierà il gioco, perché se no non riesce ad andare avanti. Non riesce, perché cioè, era tutto sviluppato su due giocatori rapidi. Infatti la Roma ogni volta ha la palla da centrocampo, c'è cioè la difesa a centrocampo, due passaggi c'era già l'attaccante. Ora forse dovrebbe cambiare. È recuperabile, almeno dicono, forse. Ma io te l'ho a riposo, perché rischiarlo, poi dove mi sta fuori, invece sta fuori però due settimane. Ma Claudio fuori. Sembra facile, nel Bologna è in ripresa, cioè. A me fa paura il campionato italiano, non ci sono Palermo, quindi beh, è vero, partite, devo fare Roma, partite ovviamente. Facili non sì, ce ma io ne penso sono. Marcello, che una società come la Roma, la squadra della Roma, abbia solamente 11 giocatori, ne avranno altri 5 punto che possono sostituire, se no che giochi, cioè è possibile già sempre i soliti giocatori. Ma a proposito di partite facili ma non troppo, guarda, vedo già che annuisce Luca. Marcello ha detto che il turno è favorevole anche all'Inter. Inter che va a giocare contro il Frosinone a Milano. Una partita facile secondo te? Per le caratteristiche dell'Inter è la partita peggiore che può trovare, perché sono gli altri che si infilano nella metà campo e fanno le barricate. L'Inter che deve fare gioco. Aspettiamoci, speriamo di trovare un altro 1-0. Speriamo. No, che andrebbe benissimo, okay. Però c'è da patire anche lì. Perché l'Inter ha delle caratteristiche di squadra di attesa, quindi quando trova un'altra che si chiude la partita è bruttissima, però ha dei giocatori che possono in qualsiasi momento risolvere. Nella lentezza dell'incedere si rischia di addormentarsi, ma un guizzo poi, se uno ha la pazienza di stare lì 90 minuti perché un altro da fare, a 90 sì, poi c'è recupero, ma poi c'è anche recupero, che sì, col Torino quei 4 di recupero sono stati tremendi. Quindi se uno non ha altro da fare quel giorno, c'ha tanta pazienza e coltiva la speranza. C'ha le coronarie buone. Le coronarie buone e coltiva la speranza proprio in senso filosofico, l'Inter è una squadra che può andare lontano. A Juventus Milan diamo un pareggio così si ferma. Juventus Milan è una partitaccia da prevedere, da giocare e da prevedere da tutti i punti di vista. Sentiamo anche le chi quote. Perdere le due è fuori. Le quote sì. Juventus Milan, che il match la Juve è favorita sotto la pari, la partita Juventus Milan è una specie di playoff, no? A detta di tutti, nel senso che chi eventualmente perde insomma, effettivamente sembra proprio tagliato fuori definitivamente, perché insomma ormai ormai il distacco è così importante, che oltretutto le altre squadre almeno sulla carta sono attese da impegni più abbordabili: il Chievo a Napoli, il Napoli a Chievo, quello che diceva Bologna a Roma, ovviamente l'Inter con il Frosinone, anche la Fiorentina in quello che comunque è un temibile derby toscano. Però insomma, certamente il big match è quello, e certamente perdere, se una delle due lo perde, insomma, diventa veramente durissima, poi a seguitare a alimentare speranze di primato o comunque di un campionato all'avanguardia, ecco. E quindi, ripeto, la Juve è favorita, il Milan aveva dato 6 di ripresa, ma l'ultima domenica prima dell'introduzione del campionato è ritornato in certi vecchi impicci, e quindi certamente ovviamente è favorita la Juve. I cui dirigenti seguitano a dire che non è niente ancora perduto. Ovviamente non sarebbe la Juve se anche a distanza, anche se a 9 punti di distanza, non coltivassero ancora sogni ambiziosi per quanto riguarda lo scudetto. E quella è la partita chiave, ecco, del prossimo turno. Marcello, la Fiorentina è impegnata a Empoli, quindi ha detto già il nostro Claudio Cencetti, un derby pericoloso, ma appunto l'hai citata tra le squadre impegnate comunque in partite semplici. Invece il Palermo sarà impegnato a Roma contro la Lazio. Una partita bruttissima per il Palermo, quindi come dicevo prima, tifo la Roma che batte il Bologna, perché per ora il Palermo deve lottare con il Carpi, Frosinone e col Bologna. Però il Bologna, trovando l'allenatore, insomma, ha dato la scossa. Speriamo che ci sia la stessa scossa al Palermo, che cambiando l'allenatore purtroppo, però il Palermo non ha i giocatori, perché la colpa è di Zamparini che non li ha comprati. Mentre il Bologna li aveva cambiati 52 dall'allenatore. Sì, però sai, stavolta io l'ho sempre difeso Zamparini, però stavolta ha i soldi in tasca, perché ha venduto due o tre giocatori e non le ha rimpiazzate a dovere, quindi il Palermo rischia quest'anno. Però ritornando
alla Fiorentina, c'è anche la prossima partita, Fabio, perché la Fiorentina è impegnata a Sassuolo, con Sassuolo. E poi nel mezzo c'è l'Europa, però c'è Napoli-Inter, è uno scontro importante. Ecco, se fa giocare titolare oppure lì bisogna decidere. La riguarderà proprio da vicino. Fabio, tu che è la prima volta quest'anno che vieni nella trasmissione, il Sassuolo è sorprendente? Sassuolo è una bella squadra, ma lo era anche l'anno scorso, non è stata un fulmine a ciel sereno. C'ha un bravissimo allenatore, secondo me è un prospetto del calcio italiano, ha dei giocatori di livello. Parlavamo prima di Bernardeschi, ma Berardi è un altro giocatore che potrebbe naturalmente dare un grande aiuto a Conte nella nazionale maggiore. C'ha un giocatore che a me piace da morire, che è Sansone. Quindi è una squadra che non va considerata di seconda fascia, tutt'altro. Il Sassuolo ha messo in grave difficoltà tutte le protagoniste del campionato, anche le grandi. Anche le grandi. Benissimo, allora la prossima settimana avremo ancora tantissimi argomenti per i nostri opinionisti che saranno qui pronti a parlarne. Speriamo di avere Fabio un'altra. Ovviamente lo aspettiamo, e noi vi diamo appuntamento come sempre il venerdì sera dopo il TG con il Tifo in Borsa su canale 13. Sempre. Buonanotte a tutti, sempre all'American Show. Arrivederci.